In Viale dei Pini, a Francavilla al Mare, l'odore di resina satura l'aria in una giornata che sa di primavera. Ma i profumi e i colori di questa mattina tiepida contrastano nettamente con quello che sta accadendo in una strada cittadina che percorre la collina salutando il mare. 12 delle 54 alberature che adornano Viale dei Pini sono state segnalate a rischio caduta e dunque saranno abbattute. Ma i lavori in corso d'opera già dalle prime luci del mattino sono stati al momento sospesi dalla forestale, intervenuta su richiesta di cittadini e ambientalisti che su questa strada identitaria di Francavilla si sono dati appuntamento per protestare contro quanto disposto dal comune, che affidandosi al parere del tecnico forestale incaricato di verificare la salubrità delle piante, ha dato seguito a quanto emerso dalla valutazione ordinaria, il cui verdetto è stato inequivocabile. Pericolosità, che nel gergo amministrativo equivale ad abbattimento. L'arrivo della forestale impone ora indagini più approfondite anche circa la nidificazione degli uccelli, tutelata da una legge dello Stato a maggior ragione nel periodo primaverile. Ma intanto 8 dei 12 pini segnalati sono stati abbattuti e presumibilmente si sarebbero potuti salvare se il Comune avesse disposto non una valutazione ordinaria ma una prova di trazione, come spiega Antonio Paolucci della sezione francavillese di Italia Viva. Questo è un luogo speciale, un luogo straordinario della storia di Francavilla. È un luogo che ha fatto scrivere Francavilla negli anni 30 come città giardino ed è riportato in una pubblicazione del Touring Club degli anni 30. Il tecnico che è venuto qui freddamente avrebbe dovuto inchinarsi di fronte a una bellezza del genere, invece no, ha scritto questo sì, questo no, pericolo imminente. La sindaca si è spaventata, pericolo imminente, si taglia. L'attenzione del comune si è concentrata su Viale dei Pini dopo la caduta di un albero in seguito all'eccezionale ondata di maltempo dello scorso autunno, che ha provocato anche il cedimento di una parte della galleria San Silvestro sulla variante tra Pescara e Francavilla, come spiega la sindaca Luisa Russo. Ci sono nella relazione tutte le motivazioni che inducono e rendono necessario questo taglio, che assolutamente io avrei evitato con grande piacere. Matteo Colarossi, tecnico forestale, che problema c'è su questi pini? Hanno problemi di stabilità e classe di propensione al cedimento elevata. La valutazione fatta è una valutazione ordinaria, dove si verificano quelli che sono i difetti strutturali sulle ceppaie, sul fusto, sulle chiome e anche la presenza di insetti, patogeni in generale. Si potevano evitare questi danni strutturali se fosse stata fatta un'opera di manutenzione costante? Ci sono dei danni strutturali che avvengono soprattutto a seguito di eventi come le nevicate. I pini, quando arrivano le nevicate, subiscono delle stroncature che la manutenzione può ridurre, però diciamo che la manutenzione non si può sostituire alla crescita, alla fisiologia, all'evento naturale in sé. Allora questi viali, secondo loro, vanno abbattuti tutti perché sono pericolosi. È finita. Cioè siamo nel momento della transizione ecologica, cambiamenti climatici. Per quello noi facciamo queste battaglie, anche per la vita, anche per l'incolumità nostra e dei nostri figli. Rimettono l'alberello, sono andato a vedere, costa 85 euro e tu te la vuoi cavare con 85 euro di fronte a questo, che è una vita che sta qui e tu metti l'alberello di 85 euro. Mi viene da ridere perché ma... questo chi te lo dà? Fra 100 anni noi non ci saremo più. Ecco, io lo voglio tenere. Io volevo la prova strumentale. Quanto costa? 200-300 euro? Che la facessero.